Buongiorno a tutti da casafacilefelice.org. Oggi vediamo come possiamo conservare il lievito madre per molti mesi senza fare rinfreschi. La cosiddetta conservazione polverosa o asciutta. Si procede in questo modo. Si prende il lievito madre che si ha intenzione di conservare, in questo caso ci sono 100 g di lievito madre, e 100 g di farina più 2 cucchiai. Rompiamo il lievito madre a pezzettini sul tavolo di lavoro. Dopo cominciamo ad aggiungere la farina e sgretoliamo il lievito madre in questo modo. Facciamo in modo che il lievito madre si sgretoli bene. Volendo, possiamo aiutarci con un coltello, tagliandolo con un coltello, ma sarebbe appropriato farlo con le dita. Dobbiamo lavorarlo molto attentamente. Quando il lievito sarà diventato di una consistenza polverosa, lo metteremo ad asciugare. Lo metteremo in un luogo fresco e asciutto ad asciugare. Lasciamo passare almeno 8 ore. Sono trascorse 14 ore e adesso il nostro lievito è abbastanza asciutto. Adesso noi possiamo decidere di conservarlo in un barattolo di vetro o anche in una busta di plastica, di quelle per gli alimenti. Ecco, sia che voi decidiate di conservarlo in un barattolo di vetro o in una busta di plastica per alimenti, ricordate che per risvegliarlo, va eseguito lo stesso procedimento che si esegue per le altre preparazioni, gli altri modi di conservare il lievito. Quindi va fatto un lavaggio, e 3 rinfreschi o 4 o quanti ne serviranno, fino a quando il lievito non avrà triplicato il suo volume. E sarà pronto per la panificazione. Va conservato in frigo tra i 2 e i 4 gradi e dura per molti mesi. Altre notizie sulla panificazione, sulla conservazione del lievito e la preparazione del lievito madre sono disponibili sul nostro sito casafacilefelice.org. Arrivederci alla prossima preparazione.